Passarono gli anni e Dolastila divenne una bellissima fanciulla. Un giorno il re, suo padre, passeggiando nel castello, incontrò un cantastorie. Il cantastorie raccontava del regno sotterraneo di Aurona, ricco d'oro e di pietre preziose e splendido come nessun altro. Il re ne fu incantato e decise di partire alla ricerca del tesoro in compagnia di Dolastila. Cercò e cercò e arrivò infine al lago d'argento. Qui trovò gioielli preziosi e una scatola misteriosa. Ma all'improvviso, da una caverna, sbucarono tre nani che piangevano e pregavano il re di non portare via il tesoro. Il re non volle ascoltarli e diede la scatola a Dolastila. La fanciulla ebbe pietà dei nani e rese loro la scatola. Allora i nani ritrovarono il sorriso e le dissero: «Prendi la pelle nella scatola e fatti fare una corazza. Sarà una corazza magica che ti renderà invincibile. Ma stai attenta, quando diventerà rossa non dovrai combattere». Quindi fecero nascere nel lago delle canne d'argento, con cui furono create 13 frecce per Dolastila. Un giorno, dopo una grande battaglia, Dolastila si trovò a passare sul campo, tra i nemici uccisi che giacevano al suolo come fiori recisi. Tra loro c'era il corpo di un giovane principe. Durante la battaglia Dolastila l'aveva visto sorridere e ora giaceva a terra, senza vita. Papaveri rossi ornavano il suo elmo e lo trafiggevano le frecce con cui Dolastila l'aveva colpito. Una grande pena strinse il cuore della fanciulla, che raccolse i papaveri dall'elmo del giovane e gli disse addio con un bacio. Quella notte il principe le comparve in sogno, stringendo in mano 13 frecce d'argento e cantando una strana canzone che diceva: «Tu sei figlia delle marmotte, dimentica le battaglie». Al risveglio Dolastila corse dai genitori a chiedere spiegazioni. Cosa voleva dire quel sogno? E perché era destinata a combattere? Ma non ebbe risposta. Il suo destino di guerriera era stabilito. Molto tempo era passato da quando Spina de Mula aveva perso la pietra Raieta dopo lo scontro con Eidenet, ma ancora la rabbia lo divorava. Doveva riprendere la pietra e per riprenderla doveva trovare degli alleati. Cercò e cercò, ma nessuno voleva fare guerra ai Fanes. Finalmente arrivò alla terra dei Duranni. Qui sentì parlare di un eroe invincibile, Eidenet. Era il fanciullo a cui lui stesso aveva dato il nome da guerriero in una notte lontana. Spina de Mula andò da Eidenet e gli raccontò quanto era superbo il re dei Fanes e quanto era bella Dolastila, fino a infiammare il suo animo. Fu così che il giovane gli disse: «Combatterò con te contro i Fanes, ma Dolastila dovrà essere salvata e portata via dalla battaglia». E così fu stabilito. Venne il giorno della battaglia. I Durani si schierarono con i loro alleati. In testa stava Eidenet. Spina de Mula era al suo fianco e scagliava frecce con un arco fatato. Al suono delle trombe comparvero i Fanes guidati da Dolastila nella sua bianca armatura.
e Idenet ne fu incantato e restò a fissarla mentre intorno infuriava la lotta. Ma Spina de Mul, a tradimento, lanciò una freccia contro Dolassila. I Fanes videro la loro principessa cadere e si scagliarono furiosi contro i nemici. Mentre Dolassila veniva portata via, la sconfitta dei Duranni fu compiuta e Idenet e Spina de Mul fuggirono, accusandosi a vicenda. E Idenet incolpava Spina de Mul di aver tradito i patti. Per colpa sua, Dolassila era ferita e i Fanes avevano trionfato.